questo momento dinanzi a te, ravvivi la nostra fede, ci faccia sentire la forza della tua presenza, ci renda forti per testimoniarti con la tua grazia. Te lo chiediamo, tu che sei Dio, vivi e regni con il Padre, nell'unità dello Spirito Santo. A una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Thank you.
due discepoli del Vangelo, ti imploriamo, Signore Gesù, rimani con noi. Tu divino viandante, esperto delle nostre strade e conoscitore del nostro cuore, non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. Sostienici nella stanchezza, perdona i nostri peccati, orienta i nostri passi sulla via del bene. Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, le famiglie, in particolare i malati. Benedici i sacerdoti e le persone consacrate. Benedici tutta l'umanità. Nell'Eucaristia ti sei fatto farmaco di immortalità. Dacci il gusto di una vita piena, che ci faccia camminare su questa terra come pellegrini fiduciosi e gioiosi, guardando sempre al traguardo della vita che non ha fine. Rimani con noi, Signore, rimani con noi. Amen. Ci rivolgiamo al Padre con la preghiera che tu ci hai insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dopo ci portiamo l'aria. Sarebbero aspettati di vedere il tradizionale presepe e invece vi trovate di fronte alla riproduzione della Basilica di San Pietro, che secondo la tradizione è costruita sopra la tomba dell'umile pescatore di Galilea, a cui Cristo disse un giorno: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa». La basilica si erge maestosa e imponente. La sua architettura è di una bellezza mozzafiato e la sua importanza
risiede nell'essere il centro, il fulcro della Chiesa visibile, dove tutte le chiese trovano il loro fondamento e la loro unità. Gli uomini di ogni tempo trovano Dio e possono beneficiare della sua presenza proprio nella Chiesa, ma Dio non abita nel cemento e nelle fredde pietre, bensì nella comunità dei fedeli. Gesù è il Tempio di Dio e noi cristiani, riuniti nel suo nome, siamo il Tempio di Dio, perché Lui è in mezzo a noi. Le pietre vive che costruiscano la Chiesa siamo noi, i Suoi discepoli, sparsi nel mondo. Oggi la società contemporanea vive una profonda crisi per la mancanza di valori che si riflette anche nella Chiesa, che soprattutto a causa degli scandali interni vacilla sul mare in tempesta. Le conseguenze sono disastrose. Le comunità cristiane sono sempre più vuote. Molti sono coloro che si allontanano alla ricerca di altri modelli in cui riconoscersi, poiché gli stessi cristiani non appaiono più credibili ai loro occhi. E mentre il mondo e la Chiesa sono in piena burrasca, Dio si incarna ancora. Entra nella storia, nel nostro paese, nelle nostre città. Dio ci dona suo Figlio e noi lo accogliamo nel cuore della cristianità rappresentata dalla Basilica di San Pietro. I cristiani, ed è questo il messaggio che abbiamo voluto esprimere, devono ripartire dalle fondamenta, dalle radici della fede cristiana, da questa basilica che rappresenta la cristianità. Come si può osservare, i personaggi non sono quelli tradizionali. Troviamo nella piazza i personaggi che rappresentano la gerarchia della Chiesa. Essi hanno il compito primario di diffondere la buona novella, stando in mezzo agli uomini, tanto bisognosi di parole edificanti e anche per riacquistare fiducia nella Chiesa. Troviamo personaggi come le due donne indaffarati nei preparativi natalizi, la giornalista che difende i diritti delle donne che subiscono violenza indossando come segno le scarpe rosse, l'artista di strada che riproduce le bellezze realizzate nei tempi dalla capacità dell'uomo di esprimersi con le proprie mani, l'artista di strada intrattiene i passanti attraverso la musica per esprimere i sentimenti dell'anima. Troviamo inoltre coloro che offrono il loro tempo al bene della comunità. La Croce Rossina, una suora appartenente alle suore della carità di Madre Teresa di Calcutta. Troviamo anche una donna con un braccio un bambino in cerca di sostegno, di aiuto. Al centro vediamo la Natività, la classica immagine della Natività, come realmente è avvenuto 2000 anni fa. Il mondo, nonostante tutto, creato da Dio, ha come punto di riferimento la nascita dell'unico Salvatore del mondo, che ha segnato la storia di tutti e di ciascuno di noi. Adesso il Vescovo ci invita alla riflessione e ci suggerisce una preghiera alla quale noi ci uniamo spiritualmente. O Dio Padre, che hai tanto amato gli uomini, che hai loro inviato il tuo Figlio unigenito, nato da te prima di tutti i secoli, degnati benedire questo presepio, che farà la gioia di tutti coloro che adesso si avvicineranno.
questa raffigurazione del mistero dell'incarnazione sostenga la nostra fede, ravvivi la speranza, aumenti in tutti la carità. Te lo chiediamo per Gesù, tuo figlio amatissimo, figlio di Maria nato tra noi, che ci ha salvati con la sua morte e la sua risurrezione e che incessantemente intercede per noi presso di te. A te onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. La buona novella è annunciata.